non una goccia dei finanziamenti che arriveranno dall'Europa all'Italia finirà a Como. Perché? Como e Cenerentola? No, perché Como non presenta progetti. E perché non lo fa? Perché non ha degli uffici in grado di presentare questi progetti nell'ambito di quel piano di resilienza e di ripresa che va sotto il nome della sigla PNRR, in base al quale l'Europa ci dà i soldi. È chiaro che altre città non lo fanno, non soltanto Como, e che non tutti quelli che lo fanno avranno il finanziamento. Peccato però non fare almeno un tentativo, anche per prepararsi a questa possibilità, per allenarsi, visto che noi abbiamo avuto campanelli d'allarme pesanti sulla nostra incapacità di ottenere finanziamenti già dai tempi in cui il finanziamento era regionale e l'abbiamo mancato per i giardini all'acqua. Giorni fa il sindaco in consiglio comunale ha sostanzialmente detto che non disponiamo di un ufficio con le professionalità necessarie per questo tipo di percorso. Ebbene, deve dotarsene anche per il futuro, come ha fatto Varese, sempre antipatico fare confronti, ma a volte è necessario farlo, e che ha permesso questo ufficio, questa strutturazione al vicino comune capoluogo della città Giardino, di ottenere nell'arco degli ultimi 5 anni ben 100 milioni di euro di finanziamenti vari, europei, nazionali, regionali, per finalizzati a delle opere di interesse della collettività. Almeno per il futuro, facciamolo anche noi.